la Biennale Marsica. L'ABM, acronimo dell'iniziativa artistica, è un progetto multidisciplinare di poesia, fotografia, cinema, pittura e letteratura. Si presenta al pubblico come progetto artistico innovativo per più aspetti. Il luogo, innanzitutto, che non è situato negli spazi della grande città o della metropoli, ma nella periferia geografica, cioè il borgo. Poi la contaminazione, arte contemporanea, poesia sperimentale, fotografia, cinema, performance poetiche di massa. Infine, il suo presentarsi nella sostanza artistica come avanguardia. L'ABM è stata organizzata dall'associazione Pluralia. Questo progetto è il consolidamento di una precedente edizione, molto più piccola, che si tenne nel 2008, un progetto multidisciplinare di valorizzazione di borghi dal nome Carne e Memoria del Cammino. Quindi la mostra di arte contemporanea, che è curata dal professor Canova, è stata inglobata nella Biennale Marsica, che prevede all'interno tante situazioni come presentazioni di libri, il Poetry Slam, c'è anche una piccola sezione cinema, c'è anche una conferenza su Celestino V. Diciamo, l'idea fondamentale è quella della valorizzazione del borgo. Comunque Substance non è altro che sostanza, comunque, quindi è l'arte, qualsiasi forma d'arte, la scultura, la pittura, qualsiasi cosa che riguarda l'arte, quindi è sostanza, cioè materia. Substance all'interno di questa biennale vuole essere una sorta di omaggio alla storia di questo territorio e a un borgo antico che si cerca di recuperare, insomma, faticosamente dal tempo. E questo recupero è un recupero sia culturale ma anche antropologico, in un certo senso, e attraverso uno strumento molto attuale che è l'arte contemporanea. Arte ricaricabile, l'arte che si ricarica con le generazioni, con i giovani. E bisogna sempre relazionarsi con il posto, con il luogo, col territorio, in questo caso un territorio abbastanza importante per la sfortuna che ha avuto, o comunque per la sua caratteristica. E quindi il mio lavoro comunque è sempre questo, e lo spazio gli si addice e il mio lavoro gli si addice allo spazio, quindi è venuto tutto abbastanza in modo naturale. Sono molto contento perché è un progetto importante, anche se naturalmente per le risorse in Italia in questo momento sono davvero poche, quindi si lavora, diciamo, veramente per coraggio e così per passione. In questo caso di passione qui ce n'è tanta, di coraggio ma anche di qualità, quindi insomma è un progetto che non ha, diciamo, un'estensione gigantesca, è un progetto circoscritto ma bello, quindi meglio così che queste poste titaniche che poi alla fine non rappresentano molto. Allora, qui il contesto è spettacolare, nel senso che è come rimettere in vita, riportare in vita un paese fantasma. Io amo molto le situazioni non macabre, ma diciamo comunque un po' inquietanti, perché penso che già fanno immediatamente, distruggono tutti i filtri, tutte le sicurezze che abbiamo, e quindi ci permettono in qualche modo di portare fuori una capacità di comprensione della realtà che è più profonda, quindi scardinare le sicurezze è comunque importante. La location rappresenta quello che gli organizzatori volevano trasmettere, quindi il borgo medievale, la fuga dalla città. In questo spazio potrebbe essere veramente uno spazio della mia casa, dell'infanzia, di casa mia. C'è la valorizzazione di uno spazio antico davvero suggestivo, bellissimo e ricco di memoria e anche un po' di malinconia per quello che poteva essere e che non è stato, quello che si è perduto. Ma sono contenta, ecco, di essere qui, poi ho visto un posto stupendo, dei paesaggi meravigliosi, anche Avezzano mi ha colpito molto, e infatti stasera mi sento molto emozionata, cioè sto vivendo tante cose dentro di me che non riesco neanche ad esprimere, perché è un qualcosa che è dentro di me e lo vivo solo io in questo momento. Allora, sicuramente si è trattato di un progetto molto interessante, valido, e ce ne fossero di progetti come questi, con fotografi molto validi che hanno saputo tanto esprimere il proprio modo di vedere il mondo, perché in fin dei conti la fotografia
può essere documento, quando l'immagine cerca di diciamo, riprendere fedelmente una certa realtà, però a un livello superiore può essere racconto, nel senso che quella realtà viene mostrata come la vede l'autore, o addirittura può essere espressione, quindi la realtà può essere una scusa. Gli asteroidi sono fatti più di rocce, sono proprio rocce con a differenza delle meteoriti. E quindi trovo un paragone con questa terra molto molto forte, molto rocciosa, circondata da montagne, molto bello. L'aspetto dormiente, nel senso che è la storia che giace, dorme, che comunque sia l'unica cosa viva è l'anima del ricordo di questo spazio. Di creare un punto di ritrovo in questo borgo di artisti e di poeti, se lo vogliamo rendere di stabile nel lungo termine, ma soprattutto far pensare ad una città su misura, perché comunque sia la città e le megalopoli hanno fallito nel loro intento, quindi anche una piccola provocazione questa che facciamo, e comunque sia di mettere in risalto la provincia che pullula di fermenti artistici come questi. In queste abitazioni fatiscenti c'è la valorizzazione dell'essenza dell'opera d'arte, scrive Dimitri Ruggeri. Il luogo abbandonato rappresenta il punto d'incontro, di riflessione, in cui l'arte si estranea dal caos per raggiungere il silenzio, la meditazione. Gli agenti esterni sono relativi comunque, cioè nel senso che comunque la macchina è il nostro percorso, è il percorso della vita, è un po' retorico come discorso. Lo specchietto retrovisore è tutto quello che ci passa davanti e che è comunque passato poi. La vita proprio va avanti e noi non ci rendiamo conto, va avanti a una velocità impressionante, noi guardiamo solo avanti, che è il nostro futuro, e dimentichiamo per la quantità di immagini ormai che vediamo il passato. E oggi c'è molto poco silenzio sia nelle realtà urbane che nelle realtà più piccole come possono essere i nostri paesi, perché comunque siamo assordati da rumori di moto, di macchine, da TV, musica, così. Ci sono vecchi antichi che ti chiamano da tutte le parti. Jung non è riuscito a venire a Roma perché sentiva la paura del richiamo del passato. Qui ci sono molti richiami, si sente proprio la tessitura di una stratificazione secolare di vite e anche di durezze, perché poi questi luoghi sono stati anche luoghi poveri, insomma, dove la vita non era una vita facile, dove però gli uomini con molte difficoltà riuscivano a dare un senso all'esistenza e anche al loro spazio e anche al paesaggio che li circondavano. Nella giornata inaugurale è stato conferito il premio BM Arte e Umanità al noto critico e saggista marsicano professor Vittoriano Esposito.